Ma se sono iscritto AIRE, posso tornare in Italia ogni volta che voglio o devo preoccuparmi della Guardia di Finanza e delle guardie, come si dice qui a Napoli? Allora, per girare questo video ho approfittato appunto di trovarmi a Napoli. Lì dietro forse lo vedete, forse no, se si mette a fuoco, quello è un pezzo di Vesuvio, questa è Piazza del Plebiscito, e ho approfittato di trovarmi a Napoli per girare appunto un video rappresentativo sul fatto che possiamo tornare in Italia anche se siamo iscritti a AIRE. Sembra una domanda banale, ma affligge numerosissimi dei miei clienti. Io sono iscritto a AIRE da 5 anni, sono andato via dall'Italia una vita fa, ma chiaramente ogni volta che posso, ogni volta che voglio, tendenzialmente torno qui per incontrare clienti, perché parte del mio fatturato è fatto in Italia, eccetera, eccetera. Quindi è assolutamente possibile e legittimo tornare in Italia. Nessuno stato di destinazione è un carcere e nessuno può metterci le manette neanche se torniamo in Italia. Cioè, è chiaro che se vi siete macchiati di qualche reato, è evidente che allora sì che la Guardia di Finanza vi aspetterà, però in assenza di reati assolutamente siete liberi, tant'è che in assenza di reati probabilmente non sareste neanche in possesso del vostro passaporto. In assenza di reati siete liberi di fare quello che vi pare. Attenzione, come dicevo, che qualsiasi Stato è ben felice di prendere un nuovo contribuente, per cui qualsiasi Stato vi accoglierà a braccia aperte. Dall'altro canto, l'Italia chiaramente non sarà invece felice di perdere contribuenti e quindi cercherà di rompervi le uova nel paniere, come lo fa. In automatico ci sono degli accertamenti, questionari informativi soprattutto, che hanno cominciato ad inviare dagli iscritti AIRE dal 1 gennaio 2010, e poi chiaramente tutta un'altra serie di accertamenti, di tecniche accertative e di controlli incrociati che l'Agenzia delle Entrate può fare per gli iscritti AIRE. Quindi è vero che posso tornare in Italia, ma devo fare attenzione a mantenere il mio domicilio all'estero. Per mantenere il mio domicilio all'estero devo permanere invece 183 giorni nel paese che mi ha accolto? La risposta è dipende, non tutti i paesi applicano lo stesso principio, molti paesi in realtà sono estremamente flessibili, non hanno questa regola dei 183 giorni. Chiaramente vogliono che in qualche modo sia manifestata la volontà di mantenere il vostro domicilio in quel paese, ma non sanno a contarvi i giorni, ok? Quindi una volta che siamo andati via, in realtà siamo estremamente flessibili, soprattutto di viaggiare, di fare un po' quello che ci pare, soprattutto in alcune giurisdizioni, molte dei quali all'interno dell'Unione Europea. Ora, su libertà di movimento, libertà di circolazione, libertà di stabilimento, questo è uno dei principi e uno degli argomenti di cui tratteremo il 31 maggio a Milano nell'evento Internazionalizza te stesso, dove vi spiegherò quali sono le tecniche più utilizzate degli imprenditori di tutto il mondo, soprattutto dagli imprenditori digitali, per pagare zero o poche tasse, ma soprattutto per mantenere quel livello di flessibilità finanziaria, economica e personale per vivere finalmente, insomma, la vita che ci spetta su questo pianeta, che di per sé è una gabbia e va vissuto interamente. Ci ho detto, nel link qua sotto, sempre perché mi piace fare le robe dei marketer, trovate il link all'evento del 31 maggio. Vi raccomando, vi aspetto numerosi. A presto.